Se lasci subito un mi piace e ti iscrivi al canale del Rampagione, diventerai forte come il Mimicchio. Chi è Mimicchio? È lui Mimicchio. Beh, raga, benvenuti in questo nuovo video, ragazzuoli. Prima di iniziare, come ben sapete, c'è sempre una mia premessa folle. E niente, raga, sono qui per rilanciare la mia offerta. Se arriviamo a 3500 mi piace entro 24 ore dall'uscita di questo video, vi porto un video delle mie sensibilità che sto utilizzando su console. Le sensibilità che mi hanno permesso di fare 2000 punti arena nel giro di 2 giorni. E ragazzi, sono sensibilità veramente ottime per chi appunto gioca da console, fantastiche per il peace control, per la mira e quant'altro. Quindi mi raccomando, ragazzi, spaccate il tasto di mi piace. Mi raccomando, perché alcuni di voi non l'hanno fatto, di inserire il codice supporto a un creatore nel negozio oggetti Rampigianomali 97. Mi raccomando, raga, inseritelo, perché a breve escono le skin del calcio, e del calcio non quelle vecchie, ma proprio firmate appunto Inter, Milan, Juve e quant'altro. Quindi ragazzi, mi raccomando, codice nel negozio oggetti Rampigianomali 97, mi raccomando, inserite. E se shoppate qualcosa con il mio codice, mandatemi la foto su Instagram, mi raccomando, ragazzuoli. Detto ciò, iniziamo con il video di oggi. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti qui da Rampage TV. E oggi, ragazzi, siamo tornati qua con un nuovo fantastico video. Nel video di oggi, ragazzi, vi porto delle sensibilità per console, quindi che vanno bene sia per 60 che per 120 fps. Quindi se siete la PlayStation 4 vanno bene, se siete la Xbox One vanno bene, se siete la Xbox Series S o Series X vanno bene, se siete la PlayStation 5 va bene. Ragazzi, queste sensibilità sono di un pro player che adesso andremo a vedere. Sono delle sensibilità appunto che si basano per lo più sulla mira e sul peace control. Avete capito bene, ragazzi, sono delle sensibilità veramente molto carine, che tra l'altro, piccolo spoiler, sono molto ma molto simili alle mie. Però non esageriamo con gli spoiler. Altra cosa, ragazzuoli, stasera sarò in live sulla piattaforma Viola, trovate il link qua sotto in descrizione, perché questa sera affronterò gli abbonati in 1 contro 1, o box fight o realistics, ancora non so di preciso come ci affronteremo, se appunto è realistico o in box fight, proprio deciderò all'ultimo. Quindi mi raccomando, se ancora non sei abbonato sul mio canale Viola, vatti subito ad abbonare, che se hai Amazon Prime lo colleghi all'account appunto di Twitch, ti puoi abbonare gratuitamente e sarai appunto parte della famiglia dei rampaggini e avrai un sacco di vantaggi. Detto ciò, ragazzuoli, prima di iniziare con il video, spaccate il tasto di mi piace, iscrivetevi al Rampagione e lasciate un commentino dopo aver provato questa sense, dicendomi voi da che console giocate e come vi siete trovati. Così, ragazzi, facciamo un resoconto se i miei video servono a qualcosa oppure no. No, scherzi a parte, ragazzi, mi raccomando, usate queste sense che sono, a parer mio, veramente veramente rotte, e tra l'altro di un player altrettanto rotto. Il player in questione si chiama Krebs. Chi è Krebs? Krebs, ragazzi, è un console player che si differenzia dagli altri console player perché è veramente, veramente, raga, forte. Io, so, come ben sapete, raga, cerco sempre di selezionare i migliori player di ogni piattaforma per proporvi appunto le sue sensibilità. Questa volta, ragazzi, abbiamo visto Drops, abbiamo visto l'altro che non mi ricordo il nome, e oggi vi porto Krebs. Krebs, ragazzi, anche lui è passato da poco da PlayStation 4 a PlayStation 5 e le sue sensibilità, come ho già detto prima, sono molto simili alle mie. Sono veramente ottime queste sensibilità. Devo dire un po' smooth a building, cioè nel building e nell'edit, però apposta per fare piece controllate abbastanza carine. Mi raccomando, raga, provatele prima di giudicare e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Partiamo appunto dalla zona morta. Zona morta che utilizza 9-9, quindi 9 nell'analogico sinistro, 9 nell'analogico destro. Tra l'altro, raga, c'è un'impostazione che però non vi farò neanche vedere, che in poche parole è basata solo su PS5 c'è, che in poche parole sono i trigger adattabili, quindi sapete, solo per il pad PS5, e lui tiene tutto off, quindi c'è, non ve ne dovrebbe fregare qualcosa, però comunque, zona morta 9-9. Passiamo ora alla curva di comando. Voi direte, allora, è console, la maggior parte dei console player utilizzano linear, infatti linear, utilizza lineare, 0-0 il tempo di smorzamento e niente, qua, fino a qua abbastanza basic, o sbaglio, ragazzi? Passiamo ora alla sensibilità del mirino. Sensibilità del mirino che ho trovato abbastanza carina, io comunque ho la mia e non la cambio, perché basta venire nelle mie live per vedere che laserate tiro. Lui utilizza 14-14 di orizzontale e verticale, buono, niente di oddio, è incredibile, assurda. 14-14 è una sensa abbastanza alta rispetto alla norma, perché come ben sapete le sensibilità vanno dal 6% al 12%, lui è 14, quindi più o meno fuori.
E niente, raga, sensibilità mirino abbastanza basic, mi aspettavo qualcosa di diverso, però lui per lo più è nella visuale, ecco, che tira tanti 200 quando è in creativa o comunque in arena, missa pochi colpi, eccetera. Quindi dobbiamo concentrarci sulla visuale. Passiamo ora a building edit, ecco qua. Io qua ho provato questa sense. Building edit troppo basse, a parer mio. Poi vedete voi, io comunque building edit lo trovate veramente basse. 1.4 di building e 1.5 nell'edit. Provatela, se vedete che vi fa tante finestrelle, al posto che magari farvi una porta o un edit completo, avete anche voi il mio stesso problema, sono troppo basse. Cioè, dai, io ho provato, building ci può stare, carino, però 1.5 nell'edit mi faceva le finestre, io volevo fare l'edit a 3, mi faceva le finestre, per dirvi, troppo bassa comunque. Quindi raga, building edit sempre rapportato alla visuale. Passiamo ora alla visuale, ragazzi, 52, ci sta, ottime sense. 52 ragazzi, penso che siano le più equilibrate da console. Ho provato abbastanza tante sense su console, anche se comunque sia, raga, io dico sempre, su console una sense vale l'altra, la aim assist fa paura, quindi 52, perché? Perché hai un giusto rapporto tra reattività, quindi se ti sparano, se riesci a girarti velocemente, in un fight riesci a girarti con una velocità discreta, e tra l'altro, ragazzi, sono abbastanza precise, perché 52-52, ragazzi, evitate grosse smirate con il pump. 52-52, raga, ci sta. Secondo me sono veramente delle sensibilità visuale valide. Dovete rivedere un po' building edit, al massimo cambiate quello. Però comunque, raga, è veramente una sense carina, mi è piaciuta tantissimo. Però come ho detto, building edit è strana, che tra l'altro guardandole non sono nemmeno sensibilità di un creative player, perché comunque Krebs ho visto che ha pochi punti arena, quindi non vi so dire, però in creativa di solito si utilizzano sensibilità alte per fare lo skillatone, lui invece utilizza sense basse, è strana sta cosa, però fatemi sapere nei commenti voi come vi siete trovati utilizzando queste sense. Io comunque mi sono trovato abbastanza bene, come ho già detto, a parte building edit, tutto il resto era ottimo. E niente ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere, come ho già detto, se siete da console o da che altra piattaforma, se queste sense vi sono state d'aiuto oppure facevano schifo, perché ragazzi, giusto capire un po', mi aiutate anche a cercare, diciamo, delle sensibilità più dettagliate e che vanno bene in base a voi. Ricordate una cosa ragazzi, perché molti non la capiscono. Se mettete delle sensibilità e ve le tenete per 1, 2, 3 giorni, è là che capite se effettivamente quella sensibilità fa per voi. Non cercate di valutare una sensibilità solamente dai primi 10 minuti, cercate di valutarla dopo un po' di tempo. Quindi mi raccomando, provatela fin quando poi non vi troverete bene, perché io sono sicuro che se ve la tenete, sicuramente raga, migliorerete tantissimo. Detto ciò ragazzuoli, qui da Rampagione è tutto. Se volete passare a trovarmi, che vi siete affezionati a me, al mio faccione, sono sempre live sulla piattaforma Viola, trovate il link qua sotto in descrizione, codice nel negozio oggetti Rampagione97. Raga, se adesso te che stai guardando questo video non stai mettendo il mio codice nel negozio oggetti, ti giuro che ti mando Mimicchio a casa, te lo ritrovi davanti alla porta appena citofonano. Scherzo a parte ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spaccate il tastone mi piace, iscrivetevi a Rampagione, condividete questo video con tutti i vostri amici. Detto ciò raga, qui è tutto, belli.